Salone di Parigi 2024, quella che vedete alle mie spalle è la nuova Citroën C5 Aircross. È una concept, prefigura quella che sarà poi la versione definitiva, ma cosa più importante, nasconde sotto pelle la nuova piattaforma che con tutta probabilità darà vita anche ad altri modelli del gruppo Stellantis, come la nuova Alfa Romeo Giulietta oppure la Lancia Delta. Una piattaforma modulare che dà spazio sia ai motori termici, sia ai motori mild hybrid a 48 volt, sia ai plug-in hybrid e sia all'elettrico puro. Ma torniamo brevemente alla C5 Aircross. Cambierà tantissimo. Diciamo che per inquadrarla andrà a posizionarsi un po' in quella fetta di mercato adesso presidiata dalla Dacia Duster. Quindi sarà un'auto creata per essere sfruttata in ogni condizione, molto vivibile, con tanto spazio per i bagagli e soprattutto, mi viene da dire, con un prezzo che andrà ad attestarsi grosso modo in quella fascia di mercato. Non conosciamo ancora nella fattispecie le motorizzazioni, quello che possiamo vedere, lo vedete qui in diretta insieme a me, è la nuova linea di quest'auto. Adesso è passato il posteriore con quella firma luminosa molto particolare e per un'auto di 4,60 m nuovi stilemi. Si è giocato molto con la pulizia delle linee, soprattutto il miglior sfruttamento dell'aerodinamica per minimizzare quindi i consumi e l'impatto con l'aria. Chiaramente non tutto quello che stiamo vedendo adesso arriverà sul modello di serie, ma ci dà un'idea di quello che invece potremmo trovare. Per esempio il frontale con un nuovo gruppo luminoso a tre zone sostanzialmente, una affiancata molto pulita, fluida, con le maniglie dentro la carrozzeria e poi questo posteriore particolare, molto scenografico, con questa luce sporgente che difficilmente vedremo poi sul modello di serie, ma che ci dà un indizio su quello che poi potrà essere la nuova C5 Aircross, che come vi dicevo, secondo me sarà una delle rivali, anzi forse la rivale numero uno di Dacia Duster. Per quanto riguarda gli interni, beh, nulla si sa al momento. La vettura che vedete alle mie spalle è chiusa, non si può entrare e credo che anche all'interno non ci sia praticamente nulla. Però tutto lascia credere che ci sarà un largo uso di tecnologia e soprattutto di schermi. Insomma, un'auto molto interessante questa C5 Aircross, non solo per quello che rappresenta e per quello che sarà, ma anche per quello che nasconde. Una nuova piattaforma, la STLA Medium, con tutta questa serie di motori che andrà quindi ad equipaggiare nuovi modelli, sia Lancia sia Alfa Romeo. Detto questo, voi cosa ne pensate di questa C5 Aircross? Vi piace? Sì, ditemelo qui sotto nei commenti.